altrettanto cruciale è favorire il rafforzamento del ruolo delle donne, le quali contribuiscono in modo sostanziale ad accrescere la produttività, a ridurre la malnutrizione e a migliorare le condizioni di vita generali. In molti casi, purtroppo, le donne sono ostacolate nell'accesso a strumenti e tecnologie produttive, incontrano maggiori difficoltà per ottenere credito, subiscono discriminazioni nel campo dell'istruzione. Sconfiggere la povertà e la malnutrizione è possibile. Impegnativo, difficile, ma è possibile. L'umanità non può rinunziare a questo traguardo. Non vi sarà mai vera pace se permarranno queste disparità. Le nazioni devono far prevalere la solidarietà sull'egoismo. Il dialogo e la cooperazione possono battere il fanatismo e la sopraffazione. La solidarietà comincia dal far fronte alle conseguenze dei disastri naturali, resi più frequenti dai mutamenti climatici, e dal far fronte agli effetti delle emergenze create da instabilità e da conflitti. La comunità internazionale deve essere pronta a intervenire efficacemente, non soltanto con misure di assistenza umanitaria, ma anche con progetti che rafforzino nelle regioni a rischio la capacità delle popolazioni di prevenire e affrontare le crisi e le calamità.